Ciao ragazzi, se siete arrivati a questo video vuol dire che siete arrivati all'ultimo video della playlist equazioni di primo grado. Se avete un compito sulle equazioni e avete già visto tutti i video sui singoli tipi di equazioni, equazione di primo grado intera, fratta e letterale, ora siete pronti per la sfida finale. Facciamo un mix di tutto quello che abbiamo visto nei video precedenti. Partiamo quindi con un primo esercizio dove abbiamo un'equazione di primo grado intera. Come abbiamo visto, sappiamo che la prima cosa da fare è l'MCM, che tra 6 e 3 è 6. Ora, 6 diviso 6, 1, quindi dobbiamo ricopiare il nostro numeratore. 6 diviso 3, 2, 2 per 1, 2. 6 diviso 3, 2, 2 moltiplicato per tutto il nostro numeratore. Quindi, siamo bravi, lo facciamo a mente, 2 per 2x, 4x, 2 per 1, 2. Ora che abbiamo fatto i calcoli, possiamo mandare via sia a destra che a sinistra l'MCM. Noto che sia al primo che al secondo membro ho una stessa quantità, 4x a destra e 4x a sinistra. E tutte le volte che succede così, sappiamo che questi termini si possono mandare via. Per cui al primo membro non ho nessuna x e quindi scrivo 0x. Al secondo membro dobbiamo scrivere tutti i nostri termini noti. Al primo ho 1 più 2 che fa 3. 3 portato al secondo membro diventa meno 3. E meno 2 lo ricopio. Meno 3 meno 2 fa meno 5. Tutte le volte che la x sparisce, quindi qui ho 0, mi devo chiedere se è vero. 0 è uguale a meno 5? No, quindi scrivo che l'equazione è impossibile. Vi ricordo che l'alternativa era avere 0x uguale a 0. In tal caso l'equazione era indeterminata. Passiamo a un'equazione fratta. La prima cosa che dobbiamo fare è andare a scomporre i nostri tre denominatori. Qui ho due termini e noto che è una somma per differenza. Quindi scomposto è x più 1, x meno 1. Qui invece posso raccogliere una x, quindi x fratto x 1, x alla seconda fratto x, x. Qui stessa cosa, posso raccogliere una x. Tra parentesi mi rimane x alla seconda fratto x, x, x fratto x 1. Ora, se controllo i nostri denominatori, noto che qua c'è x meno 1 e qua 1 meno x, cioè hanno i segni invertiti. Tutte le volte che capita così, vi ricordo che, qual è il trucchetto? Andiamo a cambiare segno a tutto questo, quindi x lo ricopio e qui diventa meno 1 più x. Meno 1 più x l'ho scritto nello stesso ordine in cui appare di qua. E poi, oltre a cambiare segno qui sotto, devo anche cambiare segno alla mia frazione. La frazione qui aveva segno meno, quindi diventerà più. Ora andiamo a fare il nostro MCM, che è x, x più 1, x meno 1. Prima di fare i calcoli andiamo a fare il CE, che consiste nel porre tutti i nostri tre denominatori diversi da 0. Visto che siamo al ripasso generale, siamo diventati bravi, ho fatto già i calcoli. Quindi il primo fattore diverso da 0, x diverso da 0. Il secondo fattore diverso da 0, x più 1. Portato l'1 di là viene x diverso da meno 1. E x meno 1 diverso da 0 vuol dire x diverso da 1. Questo è il nostro CE. Andiamo a fare i calcoli. Il nostro MCM diviso questo nostro denominatore rimane x per 1, x più, perché abbiamo detto devo prendere più e non più il meno dell'esercizio. X, x si semplifica, meno x meno 1, x meno 1 pure, rimane x più 1 che moltiplica 1. Mentre al secondo membro x, x va via, x più 1 va via, quindi rimane x meno 1 che moltiplica 2. Facciamo già i calcoli, 2 per x, 2x, 2 per meno 1, meno 2. A questo punto, come sempre, possiamo mandare via i denominatori e portiamo al primo membro le x e al secondo membro i termini noti. Questo, oltre che ricopiarlo, mi avvantaggio, lo sommo, quindi 1 più 1, 2x. Questo lo porto al primo membro, cambio di segno, viene meno 2x. 1 lo porto al secondo, diventa meno 1. Meno 2 lo ricopio. 2 meno 2 sono opposti, vanno via, per cui al primo membro mi rimane 0x. Meno 1, meno 2, meno 3. Anche qui, come prima, ho ottenuto un'equazione impossibile, perché 0 non è uguale a meno 3. Andiamo a vedere ora l'ultimo esercizio di questa playlist, che è le equazioni letterali. La prima cosa da fare quando abbiamo un'equazione di primo grado letterale è andare a fare i calcoli, quindi moltiplichiamo questi termini.
A per A alla terza fa A alla quarta. A per X, A X. Il secondo membro è già a posto, quindi lo ricopio. Ora, i termini con le X devono andare sempre al primo membro e tutto il resto al secondo membro. AX lo ricopio, mentre questo portato di là cambio segno, diventa meno. A alla quarta lo porto al secondo membro, diventa meno A alla quarta, e più A alla seconda lo ricopio. Ora, al primo membro noto che posso raccogliere AX. Così facendo, tra parentesi mi rimane 1 meno A. Al secondo membro posso raccogliere un A alla seconda con il segno meno, in modo tale che questo termine diventi col più, che è più comodo. A alla quarta diviso A alla seconda fa A alla seconda, perché meno per meno più. A alla seconda diviso A alla seconda fa 1, più per meno meno 1. Ora, abbiamo detto che dobbiamo dividere per tutto quello che c'è davanti alla X, quindi sia per A che per 1 meno A. Così facendo, al primo membro va via tutto e rimane solo X. Quindi ricopiamo x uguale. Qua, oltre che ricopiare, mi avvantaggio pure, vado a scomporre, perché questa è una somma per differenza. Quindi a alla seconda meno 1 diventa a più 1 a meno 1. Sotto noto che ho 1 meno a, mentre sopra ho a meno 1, quindi faccio il giochetto di cambiare segno sotto. Quindi ricopio a e questo cambiato di segno diventa meno 1 più a, che riscritto nell'ordine giusto è a meno 1. E devo anche cambiare segno alla mia frazione. La frazione aveva segno meno, quindi diventa più. Ora parte la discussione. Abbiamo detto che dobbiamo porre uguale a 0 tutti i nostri fattori, quindi a uguale a 0 e a meno 1 uguale a 0. Se a è uguale a 0, andiamo a sostituire, abbiamo sopra 0 alla seconda 0. 0 per qualcosa fa sempre 0, quindi non vado a perdere tempo nei calcoli. Sopra viene 0. Sotto 0, perché abbiamo posto uno dei due denominatori uguale a 0. 0 per qualcosa fa sempre 0, quindi 0. Abbiamo detto che tutte le volte che abbiamo 0 fratto 0, l'equazione è indeterminata. Ora, a meno 1 uguale a 0, se porto meno 1 al secondo membro, cambio di segno, diventa a uguale 1. Quindi andiamo come sempre a sostituire, sopra viene 1 alla seconda 1. 1 più 1, 2, quindi 2 per 1, 2. E 1 meno 1, 0, quindi 0 per qualcosa fa 0. Mentre sotto 0, perché abbiamo detto che questo in blu è 0, 0 per qualcosa fa sempre 0. Anche in questo caso ci è venuta un'equazione indeterminata. Ora che abbiamo posto a uguale a 0 e a uguale a 1, dobbiamo porre a diverso da 0 e a diverso da 1 e semplificare. Quindi riscrivo esattamente tutto il mio risultato e andiamo a semplificare sopra e sotto tutto quello che si può semplificare. A meno 1 è uguale ad a meno 1, quindi vanno via. Sotto ho una volta a, mentre sopra ce ne ho due volte, quindi qua va via tutto e qua ne rimane una. La soluzione finale viene a per a più 1. Ricapitolando, nell'equazione letterale la discussione dice che se a è uguale a 0 oppure a uguale a 1, quindi se i due miei denominatori si annullano, ottengo in entrambi i casi un'equazione indeterminata. Viceversa, se a è diverso sia da 1 che da 0, la soluzione è questa. Ora passo la palla a te. Dopo aver visto attentamente come si svolgono gli esercizi, mettiti alla prova. Allenati e scoprirai che bastano pochi minuti per raggiungere risultati sorprendenti. E anche per oggi è tutto. Se mi segui ormai da un po', avrai capito che i miei video sono pratici e soprattutto brevi. Quindi non serve studiare ore e ore sui libri, ma bastano pochi minuti in maniera concentrata per allenarti, vedere tutti i passaggi e diventare sempre più bravo in matematica. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al mio canale e attiva le notifiche, perché nei prossimi giorni caricherò nuovi video su anche argomenti che mi avete chiesto in chat. Io sono Monia Tomassini e, come ormai sapete benissimo, il mio motto è: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!